Oggi con noi c'è Giancarlo Magalli. Sciolgo le trecce Magalli, Giancarlo. Il più grande conduttore televisivo di tutti i tempi. Allora, siamo alla 29esima edizione dei Fatti Vostri. Sì, sono 29, siamo entrati nel 29esimo anno. Lei ne ha fatti 11. Sei all'11esimo. Sì. Io ne ho fatti, boh, non lo 11, so, 11, no, 11, diciamo 11, noi. Avete contato voi? Sì. Ma sarà l'ultima? Ma no, sembra di no, perché Freccero l'ha già confermata per l'anno prossimo. Perché prima sembrava la trasmissione, sì. Non parlo di me. Ah, c'è la trasmissione? Sì, poi va a vedere. No, beh, se c'è la trasmissione c'è anche lei. Ma beh, no. L'anno prossimo è il trentesimo anno. Il trentesimo, vorrei fare festeggiare. Il trentennale e poi... No, scusi, perché fino a pochi giorni fa sembrava che fosse una delle trasmissioni che doveva... No, anche lei è ha detto. Una delle tante fregnacce che girano e che purtroppo poi specie di siti finti, sì, giornalistici alimentano. Ma non è vero, Freccero non ha mai detto che voleva chiudere. Ha detto solo che per fare un programma come Fatti Vostri è detto fatto. Sì. Che nessuno può perché a lui non piacciono i programmi con fatto dentro, col credo, fatto, forse quello. Con i fatti e fatti, fatto, sì. Ha detto ci vuole un budget più alto di quello che ha Rai 2, che ha un budget. Cioè, ha detto è un programma da Rai 1. Ha detto è un programma che Rai 1 avrebbero i soldi per fare. Costa tanto come programma? No. Però, ma però c'è, lui ha cosa pochi c'è? Soldi. Scusami, cosa c'è nell'ora in cui vai in onda tu su Rai 2? Su Rai 1, cosa c'è? La prova del cuoco. Certo, quella non è. Quella non si tocca. Sempre sì, certo, c'è sempre stata, ma adesso è un po' più, insomma. C'è sempre stata da prima. Sì, certo, ma prima, insomma, adesso è più un po' prova del cuoco di prima, insomma, perché, insomma... Cioè, tu non la puoi guardare perché sei in onda. No, sì, io non la posso guardare. La registra, però, lei. La registra sì, va a casa se la vede. quindi anche l'anno prossimo... Pare di sì. Perché lei aveva detto che lei era arrivato al suo tetto, budget... Sì, c'è da vedere il problema del tetto dei compensi con la storia là. Però il programma ci sarà, se sistemiamo. No, perché c'è questa preoccupazione Freccero che tranquilli insomma. No, lui non l'ha mai detto, ma proprio mai infatti, ha quindi... detto solo è un bel programma, mi piace, ottimamente condotto, tra l'altro incredibilmente ha detto, no, ma in realtà quindi la sua frase era un complimento, non una critica, del resto era solo una considerazione, no, sulla era una boutade per una dire boutade. Oh, datemi più soldi, insomma, certo, questo era... Quindi, insomma, possiamo tranquillizzare tutti i fan dei Fatti Vostri. Credo che ci sia il panico, però un po' qualcuno se la preoccupa. Sì, sei contento di questo nuovo direttore che avete? Carlo Freccero? Freccero è un mio amico, lo conosco tanti anni, è già stato direttore di Rai 2. È uno che mi fa grandi dichiarazioni di stima e di amicizia. Insomma, sai. Ha fatto una conferenza stampa scoppiettante. Sì, dicendo... Cioè. Poi è bello perché due programmi ha detto che li chiude, ma di quelli non parla nessuno, parlavano solo del mio che non ha detto di però, no, come no, ma non ti ho parlato del programma di Luca e Paolo, poi sì, ma meno. Penso, no, che... secondo lei Luca e Paolo l'hanno chiuso, addirittura qualcuno ha detto per l'imitazione di Toninelli, ma non credo. Io ho letto, pensi che la ragione sia stata soltanto di voler dare più spazio all'informazione? Ah, lui dice che vuole l'approfondimento a quell'ora là. Beh, in effetti quello spazio l'ha dato a informazione. Sì, però in quello stesso spazio, per esempio, su Rai 1 c'era l'approfondimento tanti anni fa di Biagi, l'hanno tolto per fare le comiche. L'ha tolto per fare le comiche. Sì, quindi a volte... Beh, però adesso ci sono tempi diversi, però poi adesso. I pacchi ci ognuno sono. Ognuno la pensa come... Però Striscia le ha dato il tapiro. Sì, per il quinto. No, vabbè, perché loro partono non da quello che hai fatto, ma dal fatto di sarà tapirato. Perché lei chiudeva il programma, doveva essere. Perché attapirarsi vuol dire in realtà intristirsi. Certo. Io non ero attapirato perché in realtà sapevo benissimo che non lo chiudevano, come stavano le cose. Certo. Quindi però mi diverte. Ho detto signor Magalli, ma come le chiudono il programma, signor Magalli? Intanto c'è stato un po' di polemica su quel tapiro perché Staffelli le ha detto, lei doveva presentare l'eredità, non era raccomandati. Anche lì è meraviglioso, sempre parlando di questi siti del cavolo. Sì. Lui ha cercato scherzosamente di tirarmi in una polemica con Insinna, dicendo lo dovrebbe far lei sul magari quel programma, non quel raccomandato. Allora io per non entrare in questa cosa ho detto guarda, non so di chi stai parlando, non so il nome, tutti simpaticissimi, sono tutti simpatici, non so di chi parli. Questo sui siti del cavolo è diventato battuta al veleno di magari non so chi sia Insinna. Ma non ho mai detto né pensato. Scusi, ma cioè, quali sono questi siti del cavolo, più o meno? Basta che apri Google. Qualcuno che ti ha attribuito questa frase mai detta? Sì, certo, però sì, ma che poi ce la rimbalzano. Se la scrivi non te, sai più. Poi l'altro suo sito la piglia non è che va a controllare. Se è vero o no. Era per sapere, insomma, in qualche modo. Così va bene, comunque va bene. Ma Igor Iezzi, buongiorno! Buongiorno a tutti. Buongiorno Igor Iezzi. Signor
Gagliezzi, lei che è deputato della Lega e capogruppo in Commissione Affari Costituzionali, sì. E qual è la sua canzone di Baglioni preferita? Io non conosco Baglioni. No. Ma quando mai? Ma cosa dici? Ma la smetta, signor Gagliezzi. Ma Baglioni è patrimonio nazionale, lo conoscono tutti. Ma voi sapete che Baglioni piace di più alle donne, con quelle canzoni un po' romantiche. Certo, ma se piace alle donne... Non... Ho capito, ma non avrà mai limonato una volta in spiaggia ascoltando Baglioni, scusi? No, mai, mai. E dove l'ha fatto se non in spiaggia? No, soprattutto ascoltando chi? Non mai era riferito al sottofondo musicale. Ma a volte, scusami, tra l'altro tu i jukebox a volte pompavano la musica anche di sì. Baglioni, voglio dire, senza doverla scegliere. Sì, certo. E lì eravamo costretti ad ascoltare, uscivamo fuori a bere o a fumare. Vabbè, non le piace niente di Baglioni, quindi neanche... Non più, basta, no. Non più da più quando? Ma da qualche giorno. Allora da qualche giorno. Questo piccolo grande amore, no? Cioè... no, non le piace neanche. Ma noi preferiamo canzoni un po' più tipo più virili. Più virili. Ma tipo, per esempio, a Passerotto. Passerotto non andare via. Allora la vedi che la sai, però. Passerotto non andare via, la sai tu? No, la maglietta fina. Tra l'altro, a me proprio come genere, a parte le sue ultime sue dichiarazioni, a me personalmente proprio come genere non piace. Perché lei è più su che genere? No, come vi avevo detto un'altra volta, mi avete già obbligato a cantare, quindi non lo rifarò. Ligabue, io preferisco Ligabue, che è un po' diverso rispetto a Claudio Baglioni. Infatti, ma scusami, Igor, sarà lui a condurre Ligabue. Igor, hai detto da qualche giorno, perché ti stai riferendo alle frasi di Baglioni sui migranti? Beh, diciamo che non sono state frasi felicissime, adesso torno serio per un minuto. Sì, non sono state frasi felicissime, ma non per il contenuto, sì. Perché non credo che bisogna usare, non sia giusto usare, ma anche se avessi detto il contrario, non sia giusto usare certi palchi e certe opportunità che ti vengono concesse, tra l'altro dalla TV pubblica, per dire quelle cose lì. Però diciamo, Sanremo la politica è sempre dovrebbe stato... rimanere. Sì. Sanremo è sempre stato anche un po' insomma, accoglienza che ha certe idee di tutti. Ma è sempre stato un momento di dove ci sono state forti polemiche, usato come anche diciamo per lanciare dibattiti. Però il fatto che lo faccia un presentatore, non lo so, io l'ho trovato poco corretto. Io credo che un presentatore debba fare il presentatore, ti venga da una grande opportunità. Io credo che chi guarda Sanremo in quei giorni... Lo guarda per un momento di spensiero, per svagarsi, non certo per approfondire le tematiche politiche. Signor Magali, lei che è il più grande presentatore italiano, cioè il presentatore un presentatore che poi tra l'altro Baglioni di Sanremo non è solo il presentatore, ma un presentatore può, deve, non deve commentare l'attualità politica oppure no, secondo lei? Un presentatore ha il diritto di avere opinioni come chiunque altro al mondo. Deve avere anche, come dire, la delicatezza di esprimerle nei luoghi, nei momenti giusti. Questo, e la conferenza stampa del Festival di Sanremo... Non è il momento giusto per una dichiarazione... Non sa lei che fa il presentatore. Politica, io non lo farei, ecco. Però è legittimo, giusto e doveroso avere delle opinioni. Certo. Igor, tu guarderai Sanremo? Ma allora, io lo guardo poco perché, cioè, ripeto, non è quel genere di musica, a me non piace. Però tutta italiana, prima la musica italiana, cioè nel senso. Italiana. Almeno su quello, voglio dire, no, quello va bene. Siamo allineati, No, però più che altro di solito non lo guardo perché purtroppo la sera non riesco quasi mai a guardare la TV per vari motivi. Però se mi capitasse lo guarderò. La convinzione di non guardarlo. Ma perché qualcuno sperando di ascoltare della musica, non dei comizi politici. Perché per esempio Bisio ha detto non commento le frasi di Baglioni, risponderò sul palco. Un talk show. Nel senso che farà un pezzo comico in cui la satira. Ma guardate, io non sono. Cioè, io sono un giornalista, quindi non è che mi spaventano le questioni politiche. Sì. Io sono sempre difeso i comici che facevano satira. Sì, sì. Diciamo sul palco di Sanremo. Sì. Cioè, quello ci sta. Sì. Però proprio diciamo l'uso del ruolo che tu hai avuto dalla TV pubblica per condurre Sanremo, per fare
diciamo, questo tipo di polemica io lo trovo poco delicato, scorretto. Perché c'è qualcuno che addirittura a proposito di boicottarlo in rete, cioè no, non guardiamo più il festival. No, per sì, carità, no, no, noi lo guardiamo tutti, sono cali, noi lo guardiamo tutti. Boicotti nulla. Mi auguro che chi lo guarda, perché chi lo guarda possa rilassarsi, certo, e non, ripeto, sorbirsi dei talk show. Senta, signor Magalli, ma perché non ha mai condotto Sanremo lei? Ma per fortuna. Ma io non ti sarebbe piaciuto? Ma io vado in pellegrinaggio ogni anno per ringraziare. Ma perché no? Ma perché no? Intanto non me l'hanno fatto fare. Certo, sì, no, ma perché non gliel'hanno mai chiesto? Fatto fare? No, no, me l'hanno chiesto, lo chiese un anno, lo chiesero il comune di Sanremo, lo chiese alla RAI, e la RAI disse, va bene, Magalli. Che anno era? Non me lo ricordo, vabbè, era qualche anno fa. Furono i discografici che si opposero, che allora i discografici erano ancora esistenti, e dissero no, perché Magalli fa l'ironia, noi spendiamo milioni per creare il look di un cantante, poi arriva lui con due battute e lo distrugge. Certo. E questo è confermato dal fatto che se ti leggi la storia di Sanremo, Buongiorno l'ha presentata 13 volte, Baudo l'ha presentato 13 volte, Corrado l'ha presentata una volta. Certo. Raimondo perché? Vianello una volta. Perché secondo te... Che l'ironia a Sanremo non è voluta. Il comico sì, se fa il suo numeretto va bene, ma il conduttore... Deve essere serio, ed è giusto ufficiale, così? Ufficiale. Beh, ha funzionato, però insomma... E le dispiace? Ma mica tanto, perché poi Sanremo, Sanremo è come la prima notte di nozze. Se lo fai male, se lo ricordano tutta la vita. Se lo fai bene, alla fine non frega niente. Da nessuno, dice. No, vabbè, è normale. Se lo fai bene, è normale. Se lo fai male, se lo ricordo. Però non è neanche un programma più importante, un programma di non, cioè non le manca, non si sente un po'. Tu hai fatto delle prime serate? Sì, ma io ho fatto tutto, tutte, sabato, domenica in, Due Fantastico, Due Domeniche in, quindi Cervelloni, non giovedì, si sente sabato, alla fine un po' sottovalutato? No, è contento? Mi piacerebbe, non è questione di sottovalutazione, mi piacerebbe fare un quiz, per esempio, ma perché mi diverte, mica perché è più importante di quello che ti fai pacchi? Non ci stanno più i no, no, vabbè, no, c'è l'eredità adesso. Tim, una cosa. E gliel'ha detto? I soliti ignoti. Ti piacerebbe fare più l'eredità? Reazione a catena. Reazione a catena. Perché reazione a catena? Perché è divertente. Facciamo perché si può manche. Scherzare, giocare con i concorrenti. E non l'ha chiesto, gli hanno detto di no. Sì, lo chiedo sempre, ma non mi filano. E dicono sempre fai i fatti tuoi, potrebbe fare i fatti tuoi, no? Invece Eletta là. Mara Maionchi, buongiorno! La più grande giudice di tutti i tempi. Ma non è vero. No. Io ho fatto tutti i tempi proprio no. Vabbè, insomma, volevo fare un gioco con lei, visto che insomma lei sa capire il talento musicale di chiunque. Perché ride? Ha già capito dove vogliamo andare? No, perché ride, signora Maionchi? Ce lo dica. Perché ho pensato che mi volesse... No, ci dica, vediamo così, vediamo. Perché ha pensato che vogliamo fare che cosa? Vediamo Non so, chi ha più talento? No, aspetti, le facciamo sentire degli esseri umani che cantano. Devi solo giudicare tu, esatto. Ascoltare e giudicare. Volentieri. Allora, sentiamo il primo. Sì. Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po'. Da quando sei partito c'è una grossa novità. L'anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa ancora qui non va. Come le sembra, signora Maionchi? Quadrato. Ho sentito di meglio. Beh, certo, sì. Questo... Che elegante, sì, che giudizio sì. Elegante. Però diciamo nel senso, come possiamo dire, nel senso... Che voto, che... Sì. Che voto. No, devo dire che ho sentito di meglio, non mi sembrava granché. Ma il voto, diciamo, da 0 a 10? Da 0 a 10... 5. 5 di incoraggiamento, dai. Sì, e questo era il presidente Conte, il presidente certo, fa il presidente. Fa un altro lavoro, lavoro. Sentiamone un altro. Guarda, in campo c'è una nuova giocatrice. Mila il suo nome è e talento ha per tre. Ma tra il pubblico lei sa, Shiro se ne sta. Il suo cuore ora sì batte forte. Come le sembra? Bene, meno male, poverini, i bambini che lo ascoltano non riusciranno mai a cantare mai più nella loro vita, però ognuno fa quello che può. Quindi che voto dà?
Dai, 4. 4, questo era... era pieno di brio comunque. Vabbè, sì, brio, però brio Salvini con 4. Salvini. Era Matteo Salvini, ha cantato con molto entusiasmo. 4, ma infatti. Ma deve fare un altro lavoro. Non fa un altro deve lo, fare il lo fa, appunto. Porto chiuso per il cantante Salvini. sentiamone un altro, l'ultimo, poi... Tu sei pazzo. Se voti sì al referendum che cambia la Costituzione, tu sei pazzo, avrai il popolo sulla coscienza. Se voti sì senza usare la testa, non mi dare sempre ragione, ma questa legge è un errore. Referendum no, di sicuro devi votare, perché no, si pazzo, tu si pazzo e mi scassato cazzo. Signora Maionchi, sì, mi dica. Mamma mia, che ha detto. Fate sentire un altro di questi di spernacchio. No, non c'è spernacchi, no. Era per l'ultimo, che voto diamo all'ultimo? Ma questo meno tre, come Bolzano. Meno tre. Sì, anche reinterpretato, questo il testo. Era Luigi Di Maio, insomma, l'altro vice ma pensa a un napoletano, infatti ha cantato, ho avuto il dubbio che fosse lui, perché ha cantato in napoletano, certo, Di Maio sì, è certo, campano. Territorio. Devo dire, è una campana più che campana. Come? Una canzone, una cosa... terrificante. Due. Sì, due. Terrificante. No, ha detto meno tre, Non ha nessun senso niente. Del canto. Vabbè, però... poi una canzone così bella come quella di... Pino Daniele. Insomma, diciamo che li abbiamo... sono indirizzati in un altro campo, sì. E di questo sono sollevata. Esatto. Speriamo che il campo non sia come queste canzoni. No, sia un campo arato. Speriamo di no. Come le sembra il campo? come vanno, insomma? Non lo so, devo dire che non ho ancora preso coscienza. In sì. Io sono una persona che attende, sì. Sa attendere. Un attendista. Sulla riva del fiume. Esatto. No, perché c'era una volta uno che cantava bene, che faceva il Presidente del Consiglio, però erano altri tempi. E lui sì che cantava bene, chi è che cantava bene? Berlusconi era un crooner. No, era amor del cielo, un crooner. Ma dai, ma ragazzi, ma cantare è una cosa seria. Non cantava bene Berlusconi. Vabbè, lui cantava sulle navi. Dove la gente... guarda, chi glielo dice adesso? Cantava sulle navi. Sulle navi. La gente aveva altri motivi per vomitare, diciamo. Quindi appunto, lui se ne avvantaggiava. Lì, ma lui cantava sulle navi e poi dopo non stavano bene, ma era una scusa del mal di mare. Quindi c'era Maionchi... devo dire, ragazzi, cantare è una cosa seria. Bisogna saperlo fare, se no si cambia mestiere, punto. Lei ci sta dicendo che Berlusconi neanche lui sapeva cantare bene. Ma ammazza, la Berlusconi era una pippa tragica, che canta sicuramente. Ma scusi, mica in francese cantava addirittura. Con la cantava in francese, con una piccella. Allora, un pip. Il duo è stato una roba inascoltabile. No, non si può. Ma sai che cosa? Mi fa dispiacere perché io che ho vissuto con il canto, la mia vita è stata importante, sentire, io canto malissimo, per cui non mi permetto di cantare. Certo. Perché uno devono cantare tutti? Devono fare tutti le stesse cose? No. No, chi non è capace stia zitto. Perché mi sembra chiaro, signor Magalli. Ma io sul mio Facebook una delle cose più cliccate fu un filmato che io rubai nel vostro spettacolo dell'anno scorso di Razzi che cantava 24.000 baci. Certo, io rubai quell'esibizione, l'ho messa su Facebook. Non glielo facciamo sentire a Mara, sennò poi viene proprio una cosa. È detto che Razzi che canta 24.000 baci perché sai, l'ora è devo non glielo mettiamo, basta già così. Devo, dall'ultima volta che sei venuto a trovarci, hai trovato... Mi trovo ringiovaniti. No, hai trovato l'amore? Sì. Ah, non è più single? No. Che bello! Siamo felicissimi, noi non vedevamo l'ora. Non parlo di questo. Come è stato possibile? Come è stato possibile, mi chiedo. Ti ha sedotto lei? Sì, l'hai sedotto tu? No, c'è stato un incontro di anime? Ci siamo incontrati a metà strada. Però... sei contento? Prima di... proprio in zona Cesarini. Ma è coetanea o... ma coetanea di chi? No, ha ragione, infatti... No, come diceva Gianni Boncompagni... anziana... che era un genio, Gianni, quando gli chiedevano, perché lui andava, aveva queste amiche molto giovani, e dicevano: ma buon compagno, ma perché non si trova una della sua età? E lui diceva: ma io lo farei volentieri, ma sono tutte morte. No, però voglio dire, è un po' più giovane di te, non tanto. Quanto tanto. È più giovane? Cioè, quanti anni ha? 40? Non si dice. Senza dire quanti ne ha, 20, 30. Non si dice neanche quello. Diciamo che Berlusconi mi batte.
Berlusconi la batte. È troppo difficile battere Berlusconi. Beh, Berlusconi siamo alle medie. Berlusconi che siamo 50. Sì, 50. 50 o 51. Beh, certo, 50 no, no, no. 50 la metà. Ma no, non no, basta, no, no, non no, si no, parla no. di Vabbè, comunque sei felice. Felice. E sì, lei sì. non fa parte di questo mondo, immagino. Contento? No, no, assolutamente no. Quindi, ma da quanto siete fidanzati? Più o meno penso per avere. Ma fidanzati? Cioè, una frequentazione, ci un innamoramento. No, ci conosciamo, che frase. Avete ci passato vediamo, il Capodanno insieme? No, il pre-Capodanno. Perché il Capodanno? Cioè, perché lei separa. Perché io ho lavorato a Capodanno. Il 31 sera ha lavorato? Sì, era a Roccaraso. Dove era? A Roccaraso. Facevo il vigile a Circo Massimo. Ah, vigile a Circo Massimo. Ah, è vero, com'è? Perché lei è vigile. Vigile. Qui è innamorato proprio. Ma cosa? No, lo chiedo, se Magalli. Diventa direttore di Noella 2000. No, perché lui vuole, cioè per no, lui questo è un messaggio di speranza. Lui lo dice perché dice allora c'è speranza, esatto. per tutti. Anche e questo anche lo devi per fare me. Anche tu, per tutti no, gli uomini che ci ascoltano, che sono soli. Uno come Magalli, pensate, certo. pensate prima di appendere, cioè, di appendere il cuore. Lo strumento al chiodo. Il cuore, non solo il cuore, al chiodo. Cioè, si è innamorato di una donna più giovane di lui, speriamo di tanti più anni. Di 30 anni. Sì. Sì, quanti anni ha lei? Facciamo il conto, aspetti, vediamo. Ah, io non ho problemi a dirlo che qualcuno pensi. Io ne ho 71, quindi diciamo. Lei sarà più giovane di me. Sì, 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 beh, sicuramente. Beh, sicuramente. Ma che ci credo, ma scusi, adesso rimanevo single. Esatto, a quel punto se uno proprio doveva. Ma guarda che perché tu sei d'accordo con quello che ha detto quello scrittore qualche giorno francese. Fa che le donne di 50 anni non mai si... ha letto con una donna di 50 le donne anni. Di 50 anni sono desiderabilissime e però non è questo appetitose, il caso. Però purtroppo io ho altro da fare. Da fare, sì, sì, sì. Ma quindi diciamo, cioè, possiamo così chiudiamola, più di 30 meno di 40. Più di 30 meno di 40? Sì. No, non ci sei, però non importa. Ah, non lasciamo ci sono, cara, quindi me cioè... Basta! No, vabbè, è ora di salutare. No, no, non no, lo so. No, no, assolutamente. Però vabbè, c'eravamo incuriositi. Salutiamo prima. Poi parliamo di Salvini allora, oppure no, nel senso, vabbè. No, siamo sicuri, quindi 30, 40, non lo so. Però lei insomma, dicono sempre che, insomma, che è un po'... La fama di essere un po' cattivo, è vero? Non è cosa? Vero, no, no, chi no. lo dice non mi conosce. Sì, sì. No, io dico quello che penso, a volte non conviene, a volte non ti fai degli amici. C'è qualcosa di cui... Però spesso che hai... quello che penso è C'è vero. C'è qualcosa che hai detto di cui ti sei pentito? No, per la verità. Della modalità più che del contenuto? No, magari. Mi sono pentito a volte di come è stato interpretato, perché viene sempre poi interpretato male, spesso viene interpretato male, però no, siccome in genere mi accusano di cose che non ho detto. O che non ho fatto, c'è uno che lavorava con me che è ancora convinto che io lo abbia mandato via e mi odia. Io ma chi è quello dell'oroscopo? No, 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 quello c'è sempre. Ah, un altro? No, lo Fox c'è sempre. Ah, c'è sempre, no, no, pensavo. Chi è? Io non l'ho mai mandato via, né mai mi è venuto in mente, né mai ho parlato contro di lui, però sì. Siccome fa più figo di che l'ho mandato via io. Però nessuno se ne parla. Perché, se ma ne è parla. Musicista? Sì. Musicista, certo. Ma certo, lei litiga con tutti però, no, ha detto. Con chi ho litigato? Beh, insomma, quello con cui lavora fa sempre, insomma, cioè, no, è un po' litigarello. Solo con una ho litigato con basta. Due e con questo che no, beh, no, questo ha fatto non ci tutto ha litigato lui. Ha pensato che lui l'ha pensato. Questo è lui che ha litigato con lei certo. E ha litigato lui con ma me ma Antonio Marcello? Antonio Marcello? Chi? Antonio o Marcello? Non sono una persona sola. Ah, quanti sono? Ha litigato con due? Con uno dei due. Ha litigato con uno e l'altro è rimasto? No, l'altro non c'è più, no, non c'è da, più. Da, cioè, 15 niente, anni quindi non c'è più. E quindi insomma basta per il resto. E quindi vogliamo dire chiarire una volta per tutte non è stato tu a mandare via Antonio o Marcello? Infatti, a fare mai, niente mai, perché... mai venuto in non litiga mai con nessuno. Ma si sposa adesso? Scusi, mi è venuto mai questo dubbio con no, questa fidanzata? No, non me lo posso più permettere economicamente. No, oltre no, che, no, non ti puoi più permettere che per divorzio. Altri punti di no, vista. No, ma se si sposa non è che deve divorziare per forza. No, no, nel senso... no, ma ormai non c'è più tempo per divorziare. Decedo direttamente. Ma no, a quanti anni vuole arrivare? Ha fatto ma di che? Della vita, dico. Ah, no, non lo so, io credo... Cioè, ma credo che 80 sia già un buon traguardo. E ne è no? 71, appunto. Per quello mi posso stare. Sono 9, sono due mondiali. Posso fare ancora 9 anni. Due mondiali, tu ragioni. Sono due mondiali. Cosa sì, c'hai? 12 anni? No, 3 forse, perché c'è 2022, 2026, 2030. Esatto. Sono 3 mondiali. Vabbè, in effetti, 3 mondiali. Vabbè, insomma, 3 mondiali. O 6 legislature. Sì, so. Ma quelle chi se ne frega delle legislature.